I 10 comandamenti del batterista. Oggi voglio andare a stilare una lista di comandamenti importantissimi che ogni batterista deve seguire per forza, sia per dirvi secondo me quali sono le cose più importanti per un batterista, sia per ricordarmi a me stesso le cose importanti che un batterista deve fare o non deve fare. Quindi non voglio stare qui a parlarvi troppo, non voglio dirvi troppe cose, vi ricordo solo di iscrivervi al canale prima di partire e soprattutto di andare qui sotto in descrizione, perché c'è un link che vi riporta direttamente a tutta la questione live di GasTube, che è nata da pochissimo e tra poche settimane incomincerà la prima mia live su GasTube, completamente gratuita per tutti. Ci sarà la possibilità di fare domande, di chiedere cose eccetera eccetera. Dovete solamente iscrivervi e registrarvi per poter accedere alla live, ma ci mettete veramente 2 minuti. Per il resto direi che possiamo partire subito con il primo comandamento. Partiamo subito, raga, questo deve essere un video veloce perché ci sono tante cose da dire, durerà un po', ma è importante, devo andare veloce perché sennò dura troppo. I primi 3 comandamenti che vi vado a far vedere oggi sono 3 comandamenti per tutti, cioè sia per chi lo fa per hobby, sia per chi suona la batteria invece per professione. Quindi il primo comandamento importantissimo, secondo me il più importante di tutti, è: non fatevi del male quando suonate. Questo, raga, ve lo dirò a vita, ve lo dirò sempre finché farò video, perché è una cosa super 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 importante. Non farsi del male è la cosa più importante, perché ci permette di continuare a suonare, ci permette di continuare a migliorarci, quindi è la cosa più importante da fare, la cosa a cui bisogna fare più attenzione. Per questo bisogna avere una buona tecnica, che non vuol dire andare veloce, ma vuol dire avere l'impugnatura giusta, fare i movimenti corretti in modo tale da non avere nessun tipo di problema. Mi raccomando, ragazzi, questa è una cosa che vi dirò sempre: ascoltate il vostro corpo. Appena avete male da qualche parte, sentite dolore da qualche parte, fermatevi un attimo e capite il perché. Numero 2, altra cosa importantissima, altra cosa per professionisti e non: essere umili. Raga, ogni batterista, ma ogni musicista in generale, deve essere una persona umile, una persona normale. Non fate mai gli spacconi del caso, non fate mai quelli che vogliono fare i super fighi eccetera eccetera eccetera, ma neanche se vi trovate con gente che suona peggio di voi. Non vogliate far vedere le cose, fate vedere che siete persone vere, che siete persone umili, che siete persone normali con cui si può parlare, con cui si può dialogare. Questo però non significa poi diventare stupidi, nel senso diventare ok, tutto quello che mi dicono va bene. No, bisogna sempre dire la propria, però ci sono modi e modi di dirlo, modi e modi di ascoltare gli altri, modi e modi di approcciare un discorso, qualsiasi cosa, con altre persone. Quindi mi raccomando, tranquillità, non bisogna essere chissà cosa, basta essere tranquilli. Terzo comandamento, uno dei più importanti assolutamente, è divertirsi. Non è che divertirsi a suonare la batteria è solo per quelli che lo fanno per hobby, perché, che ne so, arrivano la sera dopo 8 ore di lavoro, allora devono suonare la batteria e divertirsi. Non è solo per loro. Quello che vi ho appena detto è giustissimo, ed è giustissimo che chi lavora, chiunque, poi in realtà anche un ragazzino di 14 anni, si diverta quando suona la batteria, ma anche il professionista, quello che suona lo strumento per professione, lo fa di lavoro, deve divertirsi quando suona, perché se no non si riesce a trasmettere nulla, se no chi suona non riesce a dare quel qualcosa, non riesce a trasmettere qualcosa a chi ascolta. Quindi questo è un grosso grosso problema, perché la musica, alla fine, se ci pensiamo, serve a quello. Poi in realtà non è sempre facile, soprattutto per i professionisti, perché anche a me capita ogni tanto di dover fare una canzone per 400-500 volte e alla 500esima dici: non ce la faccio più a fare questa canzone. Però è importante cercare di trovare sempre qualcosa di nuovo per mettersi in gioco, sempre qualcosa di nuovo per trovare ispirazione, quindi poi per riuscire a fare cose, divertirsi eccetera eccetera eccetera. Questo è molto 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 importante. Poi andiamo avanti. Numero 4, come vi dico sempre, nella batteria non è che ci siano delle regole particolari. Noi come batteristi possiamo fare qualsiasi cosa, poi una cosa magari è bella, una cosa è brutta, una cosa non va bene per la canzone, una cosa è contestualizzata male, però comunque alla fine possiamo fare qualsiasi cosa. L'unica cosa importante, che è questo quarto comandamento, è andare a tempo. So che è una cosa banale, però nei comandamenti del batterista non può non esserci andare a tempo, perché il batterista serve a quello. La batteria è stata studiata, è stata inventata per quello, per poter tenere il tempo alla canzone e a tutti gli altri strumenti. Quindi andare a tempo è fondamentale. Come vi ho detto,
quello che facciamo può essere bello, brutto, starci o non starci, ma il tempo deve essere costante. Se dobbiamo andare in quella canzone a quella velocità, non possiamo andare a quella velocità, poi andare sempre più lenti, poi velocizzare, poi ritornare indietro, cioè dobbiamo tenere il tempo. Quindi questa è una cosa fondamentale per il batterista. Fino adesso non abbiamo visto l'aspetto suonato, ma praticamente solo l'aspetto umano della batteria. Invece, per quanto riguarda l'aspetto del suonare la batteria, veramente questo è il comandamento principale. Il secondo comandamento principale, nel momento in cui suoniamo in una band, finché siamo da soli non c'è problema, ma nel momento in cui suoniamo una band, suoniamo delle cover oppure suoniamo dei pezzi nostri, eccetera, dobbiamo suonare per la musica. Questo è il comandamento numero 5 ed è fondamentale. Ve lo dico sempre, sto facendo un sacco di video in cui vi faccio vedere come suonare per la musica e soprattutto quali sono i batteristi, secondo me, di riferimento che suonano per la musica, che suonano per la band. Quindi se non avete ancora visto, andate sul mio canale in generale, non sì, ok, siete sul mio canale, ma andate sulla pagina del mio canale e guardate gli ultimi video, perché sono i video in cui sto parlando dei batteristi. Detto questo, comunque, suonare per la musica significa suonare per aiutare la musica, non per aiutare la gente a vedere il batterista, ma il batterista è solo una parte della band. Per far sì che la musica funzioni bene, devono vedersi tutti quanti della band, ma non tanto vedersi il personaggio della band, ma vedere tutto l'insieme della band. Se tutto l'insieme della band funziona perché gli strumenti suonano bene insieme, si amalgamano bene insieme, allora vuol dire che la musica funziona. Se invece c'è uno strumento che vuole spiccare, a parte, vabbè, ovviamente se c'è un solo di chitarra è giusto che la chitarra in quel momento vada un pochettino più su degli altri, ma se la batteria suona fuori dalla musica, in realtà, che non vuol dire fuori dal tempo, ma fuori dal mood che si è creato e fa altre cose solo per farsi vedere, ecco, questa cosa qui non va bene. Quindi questo comandamento è super 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 importante, il numero 5, suonare per la musica. E nel momento in cui suoniamo per la musica, passiamo al comandamento 6, e cioè non mettere in difficoltà gli altri. Cosa vuol dire? Questo comandamento è particolare, ma secondo me è molto importante per tutti i musicisti, ma secondo me principalmente per i batteristi, perché siamo noi che tante volte abbiamo un po' il pallino di uscire dal tempo per poi rientrare, perché abbiamo imparato quella cosa di Gavin Harrison in cui sembra che suoniamo in un tempo invece stiamo suonando in un altro, e quindi vogliamo farlo assolutamente quando andremo a suonare con la nostra band. Il problema è che la nostra band magari non è abituata a questa cosa, quindi rischiamo di combinare un macello e di mandare fuori tutto. E per cosa? Solo per farci vedere che siamo bravi a uscire dal tempo per poi rientrare, ma magari mandiamo tutti fuori e rischiamo di doverci fermare? No, mai fare questa cosa. Si può fare perché ovviamente può essere una cosa musicale, una cosa bella, anche che può servire per la musica, per tornare al comandamento prima, ma dobbiamo essere sicuri che la nostra band sia tranquilla se andiamo fuori di tempo e poi rientriamo, perché ci facciamo una figuraccia in primis noi, perché pensate al pubblico che non è batterista di solito. Se sente il batterista che esce di tempo e poi rientra, ma gli altri intanto sono usciti di tempo, la prima cosa che dirà, almeno la prima cosa che verrebbe da dire a me se non sono batterista, è: guarda quel batterista che è andato fuori tempo, perché la band comunque stava continuando a suonare dritta, quindi teoricamente non direi niente alla band, ma il batterista a un certo punto è uscito di tempo, quindi probabilmente sarà sua la colpa. Quindi vogliamo cercare di fare i fighi, ma poi in realtà il tutto si ribalta al contrario e rischiamo di farci una figuraccia. Quindi non cerchiamo di mettere in difficoltà gli altri, sia perché li mettiamo in difficoltà e non va bene perché è la nostra band, sia perché il tutto poi rischia di ritorcersi contro di noi. Comandamento numero 6. Ispirati ai grandi della batteria. Questo non vuol dire, come alcune volte mi dicono, ispirati solamente a quelli del jazz del 1950 30 40, perché loro sono gli unici a cui bisogna ispirarsi perché sono stati grandi della batteria. Allora, ok, questo è giusto, nel senso, ispiriamoci ai grandi soprattutto del jazz, Gene Krupa, Buddy Rich, Elvin Jones, tutti questi qua, e conosciamoli, perché questa cosa, la cultura della batteria, bisogna conoscerla per forza. Quelli che sono venuti prima, che hanno fatto la storia, bisogna conoscerli. Ma detto questo, non vuol dire che si debbano conoscere solo questi. È giusto conoscere i grandi anche del giorno d'oggi o del 90 o del 2000, eccetera eccetera. La musica in generale, in questo comandamento direi ascoltate più musica che potete, ovviamente musica che vi piace, ma cercate di spaziare il più possibile all'interno della musica per scoprire cose nuove. Ma per quanto riguarda i batteristi, vi dico, ascoltate i grandi, non fatevi troppo, secondo me, influenzare
dalle mode del momento, nel senso tante volte ci sono alcune mode in cui alla fine tanti battesisti suonano tutti nello stesso modo. Prendete spunto anche da quelle mode, perché è importante, perché comunque i tempi continuano ad andare avanti, quindi secondo me in qualche modo bisogna stare al passo con i tempi, però cerchiamo di farci influenzare sempre dai grandi della batteria. Pensiamo a Colaiuta, Weco, Ged, Gavin Harrison, sempre i soliti sono, ma sono la gente che secondo me veramente bisogna seguire. Poi ovviamente ognuno deve avere i propri batteristi di riferimento, questo è importante, fatevi influenzare da veramente dai grandi della batteria, l'ho detto tante volte ma fate. Numero 7. Non aver paura di mostrarti per quello che sei. Questa secondo me deve essere una cosa sia umana sia musicale. In questo caso stiamo parlando di musicale, ma poi nel momento in cui andiamo ad esempio con una band, la questione umana e la questione musicale vanno abbastanza di pari passo. Quindi è importante cercare di non aver paura di come si è e di non aver paura di come si suona. Se si suona in un certo modo, proviamoci, cioè noi siamo questo, suoniamo così, siamo così umanamente, quindi niente paura di dire cacchio, ho paura che quella band cerchi un batterista di un certo tipo, io non sono abbastanza bravo, quindi lascio perdere. No, perché al massimo è esperienza in più, nel senso se andiamo a suonare poi quella band ci dice guarda scusami ma cerchiamo un altro batterista, vabbò, avremo fatto un'altra esperienza, avremo preso alcune critiche che ci dobbiamo tenere al nostro interno per poter lavorare al meglio poi sul nostro drumming, sul nostro stile batteristico, e boh, sarà esperienza raga. Quindi non abbiate paura di mostrarvi, non abbiate paura di provare. Vedrete che a un certo punto capiterà qualcosa per cui direte cacchio, non avrei mai pensato che sarebbe successa questa cosa, e invece è successa, quindi figata, bello. Numero 9. È molto importante in generale questo qua, sembra un po' strappalacrime questo comandamento, ma è la verità, nel senso la musica e la batteria, che tanto poi alla fine sono la stessa cosa, ci sono sempre in qualsiasi caso. Questa è una cosa da non dimenticarsi, perché in qualsiasi momento, sia in un momento di felicità sia in un momento di difficoltà, è importante ricordarsi che la batteria e la musica ci sono sempre, non lasciamole perdere quando magari abbiamo qualche piccolo problema, ma facciamo sì che ci possano aiutare. Poi in che modo non si sa, perché finché non ci siamo, finché non ci passiamo in quel periodo, non lo possiamo sapere in che modo ci aiuteranno batteria e musica, ma vi assicuro che la musica, la batteria aiuta tanto in questi momenti, quindi non dimenticatevi di loro, non dimenticatevi, questo è importante, perché vi daranno una mano sempre. Ultimo comandamento, poi la finisco finalmente, numero 10, se si sbaglia non si sbaglia. Questa è una roba che dico molto spesso ai miei allievi, ma è una cosa fondamentale per un batterista, soprattutto quando questo batterista andrà a suonare in generale con altre persone. Finché suona da solo, vabbò, fa niente, ma quando andrà a suonare con altre persone è fondamentale. Nel senso, se uno sbaglia, e ci sta a sbagliare, non c'è problema, non bisogna fermarsi, non bisogna pensare cacchio ho sbagliato e continuare a rimuginare dicendo cacchio ho sbagliato, adesso come faccio a suonare questa cosa, qualcuno se ne accorge, eccetera eccetera eccetera, perché in quel momento in cui pensiamo queste cose suoneremo peggio sicuramente, perché stiamo pensando ad altro e non stiamo pensando a quello che suoniamo. Quindi la cosa importante, la regola importante è quando si sbaglia bisogna pensare di aver fatto giusto e andare avanti. Ovviamente se sbagliamo perché usciamo completamente di tempo, allora in quel caso dobbiamo impegnarci per riuscire a rientrare, ma se l'errore è ho preso il bordo al posto di prendere il rullante, vabbò, ok, non c'è problema, potrebbe essere anche una cosa che abbiamo fatto appositamente, quindi andiamo avanti, facciamo finta di aver fatto giusto, perché se continuiamo a pensare non ho suonato il rullante, oppure ancora peggio, se dopo che sbagliamo a suonare il rullante diamo un altro colpo per darlo giusto, andiamo fuori tempo, quindi rischiamo di fare un casino pazzesco. Invece se noi continuiamo dritti andando avanti come avessimo fatto giusto, il tempo va avanti lo stesso, magari nessuno se ne accorge e siamo a posto così, quindi raga, tranquilli, se sbagliate andate avanti. Quindi ragazzi, il video di oggi finisce qua. Io spero che questo video, un po' strano, un pochettino particolare, vi sia piaciuto. In realtà è stato un video anche per me, primo per ricordarmi le cose importanti per un batterista, che comunque ricordarsene non fa mai male, secondo perché volevo un attimino provare a pensare, a stilare una lista di comandamenti per capire le cose veramente importanti. Ho scritto tante cose, poi ho preso solamente quelle più importanti secondo me, perché
boh, così, giusto per vedere le cose che secondo me erano importanti per i batteristi. Comunque questi sono i miei 10 comandamenti. Voi scrivetemi qui sotto nei commenti i vostri 10 comandamenti, oppure non dovete per forza scrivermene 10, potete anche scrivermi solo alcune cose che io non ho detto ma secondo voi sono fondamentali, quindi da mettere nei comandamenti dei batteristi. Detto questo, io direi che posso anche finirla qua, il video è già durato abbastanza, quindi io vi ricordo, oltre a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, andare sui miei social Instagram e Facebook, andare sul mio canale Telegram, di andare a vedere tutta la questione live di GasTube, mi raccomando, perché è una figata. Se partiamo bene, secondo me con questa cosa facciamo delle figate pazzesche, perché poi se tutto va bene ci saranno delle sorprese in più. Quindi non vi dico niente, perché non vi posso dire niente, perché non so ancora niente di preciso, però vi dico che se andrà tutto bene ci saranno molto probabilmente delle sorprese in più. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, tanto questa lezione è gratuita, quindi non avete problemi a iscrivervi. E detto questo, io comunque vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!